Caro Don Salvo, con poche parole e semplici, nella vostra lingua, che sto ancora imparando, ma che sta diventando sempre di più anche la mia lingua, ringrazio te e i frati Cappuccini per l'onore che avete concesso a me e agli altri ucraini che vivono a San Giovanni Rotondo di animare il Santo Rosario questa sera. In questo giorno dedicato alla memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, desideriamo ancora una volta lasciare la nostra corata preghiera ai piedi della Madre di Dio, affinché la sua potente intercessione possa concedere al nostro popolo e a tutte le nazioni che subiscono l'ingiustizia della guerra, la sospirata pace e la giustizia. Carissimo Don Salvo, sappiamo del tuo impegno in diocesi e con i giovani a favore del valore della sinodalità all'interno della comunità dei credenti. La capacità c'è di camminare insieme come fratelli, senza mancanza di rispetto e soprattutto cercando di gioire e avvalersi uni dei talenti degli altri. E questa è la Chiesa che nacque dalla Pentecoste e affronta da allora il cammino nella storia dell'umanità. Ecco perché quando una nazione che si professa cristiana e aggredisce un'altra nazione che condivide la stessa radice evangelica, non manca solo di civiltà, ma tradisce la sua stessa fede. A partire da questa immensa tristezza che viviamo ormai da più di un anno nell'invocare la pace, chiediamo a te e a tutti coloro che sono particolarmente vicini ai giovani di lavorare sull'educazione al rispetto e alla convivenza pacifica. Vi ringrazio anche e soprattutto per le preghiere che faremo insieme. Per questo ora, a nome di tutti, assieme a tutti voi, recito la supplica a Maria Santissima delle Grazie, unica madre di tutti i cristiani. Gioisci, piena di gioia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo creatore, Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso noi. Tu che hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, o Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché assaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.